21esima giornata del campionato di A2 Girone Est, con Legnano che scende al Palacingolani di Recanati per una sfida a salvezza se ce n'è una. La gara inizia con il canestro di Pierini e la risposta di Laudoni da 3. L'Oso mette a segno un paio di canestri in fila, tra cui uno spettacolare alley-oop, ma Capitan Maiocco è ispirato con i suoi 4 punti che tengono Legnano sull'8-7. Il secondo centro di Laudoni da 3 punti, 6 punti e un rimbalzo, porta in alza il primo vantaggio, ma proprio Laudoni, da lì a breve, dovrà lasciare il campo per una forte botta al gomito. La schiacciata di Packer, l'appoggio di Raidio, lanciano i Knights sull'11-16, ma Maspero, che sente aria di derby, infila la schiacciata che blocca la fuga legnanese per un primo quarto che si chiude sul 13-18. Sollazzo, 15 punti, 8 rimbalzi, 5 assist, riapre con il canestro da sotto, poi Maspero con la tripla e sul 18 pari Ferrari ferma la gara per la prima volta. Il bestemmi gancio di Packer al rientro è un buon segnale per i Knights, che vanno anche a segno con la tripla di Palermo del 18-25. Lawson schiaccia da sotto, ma ancora Palermo da 3, manda in doppia cifra di vantaggio la Euro Promotion sul 20-31. Maiocco mette una tripla difficile dall'angolo allo scadere dei 24 secondi. Poi Raivio arriva al capolinea con un gioco da 3 punti e Legnano diventa padrona di una gara che gioca ora con molta più calma e sicurezza. Sollazzo segna il meno 13 per i suoi, poi Lawson il meno 11, ma Legnano controlla e con Martini chiude il quarto sul 26-42 con la bomba di tabella non dichiarata. Dopo la pausa lunga, i Knights riaprono come avevano chiuso il secondo quarto, con la bomba di Palermo. Ma Recanati inizia a sotterrare i Knights con una serie di triple che porteranno il punteggio prima sul 40-50 e poi sul 50-52 del trentesimo dopo un canestro in contropiede provvidenziale di Raiglio. Traini comincia l'ultimo periodo con la tripla del +1 Recanati. Un bel gioco a due tra Palermo, 16 punti, 6 rimbalzi, 4 assist, e Packer riporta Legnano col naso avanti. Lower infila una tripla, ma anche Packer, 15 punti, 4 rimbalzi, è ancora ben servito in mezzo all'area per la schiacciata del pareggio. Dopo qualche azione un po' confusa, Recanati capitalizza con 4 punti un tecnico per flopping fischiato a Maiocco, che mette sul tabellone il 62-56. I Knights hanno il merito di non disunirsi. Palermo si butta dentro e guadagna i liberi del 62-58. Poi mette la tripla del 62-61 e rovescia ancora una volta l'inerzia di una gara sempre in bilico. Il sorpasso è firmato dal tiro pesante di Raivio, che rilancia Legnano al +2 dopo che i biancorossi avevano visto il baratro. Con la palla in mano, i Knights segnano con la tripla di Packer, il 62-67, ma Pierini, il capitano, lo dimostra con la controtripla del -2. Martini, 9 punti, segna di prepotenza da sotto, poi ruba e va in contropiede per il 66-71. Maloso, 25 punti, 10 rimbalzi, affonda in schiacciata il 68-71. Dopo un errore di Recanati, Palermo trova un'autostrada spianata per l'appoggio da sotto del 68-73 a soli 55 secondi dalla fine della gara. Sacco chiama minuto e dopo il rientro Lawson schiaccia ancora da sotto. Ora però i Knights sono in fiducia e la penetrazione di Maiocco regala a Packer i liberi del 70-75. Il fallo a rimbalzo di Martini manda in lunetta Lawson che fa 1-2, ma un tocco a tre mani a rimbalzo sul secondo libero fa schizzare la palla a canestro per il 73-75 che allunga l'incertezza sul finale di gara. Raivio, 20 punti, 4 rimbalzi e 6 assist, recupera un fallo ma anche lui fa 1-2 e il +3 non è una sicurezza. Maiocco spende intelligentemente un fallo per evitare la tripla del pareggio e gli dei del basket guardano verso Legnano. Infatti Lower fa 1-2 per il 74-76 a 8 secondi dalla fine. Gli ultimi minuti sono racamboleschi. La rimessa in zona d'attacco per i Knights produce una palla persa che Procacci recupera ma poi cade fuori dal campo e regala nuovamente la palla alla Euro Promotion. Sulla seconda rimessa in attacco Pierini recupera il pallone ma commette infrazioni di passi e il tempo ormai è quasi scaduto. La rimessa è per Palermo, suona la sirena e Legnano alza le braccia. Dopo oltre 2 mesi di astinenza, vince per 74-76, una vittoria che vale il doppio visto anche la contemporanea sconfitta di Iesi. Il turno infrasettimanale non aiuterà i Knights a recuperare dagli acciacchi, ma la vittoria dà morale e spezza un periodo negativo che durava da troppo tempo. Prossimo appuntamento giovedì 18 febbraio alle ore 20 per la gara con Roseto e poi domenica 21 a Ravenna in trasferta.